Ciao Gianluca e un saluto a tutti, grazie dell'invito. Oggi parliamo del piano B per venire in Tanzania. Io sono arrivato 6 mesi fa, adesso mi sono ambientato piuttosto bene, ho le idee più chiare e qui c'è un tempo, devo dire, fantastico. Sono 6 mesi per adesso di primavera continua, ogni tanto piove, ma poca roba. E c'è, è caldo, però è ventilato secco e quindi sta benissimo, eh? Una cosa fantastica. Gli tanzaniani che vivono in questa zona non se ne rendono conto, ma io non pensavo nemmeno potesse esistere una situazione del genere. Siamo vicinissimo all'equatore ed è una primavera di 6 mesi fantastica. Allora, oggi parliamo appunto del piano B. Il piano B è una cosa sulla quale io ho iniziato a lavorare un po' di tempo fa, in prospettiva che poi mi sarei appunto spostato in Tanzania. Ho fatto una ricerca e è venuto fuori la Tanzania aveva le caratteristiche della nazione che io ricercavo, eh. Naturalmente ero molto preoccupato del discorso vaccinazioni. Io vivevo a New York all'epoca, quindi sono venuto qua direttamente da New York. Allora, ho strutturato questa intervista a Gianluca. Ci sono ancora dei problemini tecnici, no? Con internet, sui quali sto lavorando. La prossima volta faremo una cosa un pochino più dettagliata, in due parti. Nella prima parte darò una panoramica generale alla situazione che c'è anche politica in Tanzania. Nella seconda parte sarà una cosa un po' più tecnica, relativa proprio al piano B. Allora inizio a leggere, leggo così almeno la presentazione sarà un po' più chiara. La Tanzania è una nazione guidata da un partito unico socialdemocratico chiamato Chama Cha Mapinduzi, ed è ancora membro del Commonwealth con capitale Dodoma. La Tanzania è membro della Comunità dell'Africa Orientale, EAC, insieme a Uganda, Kenya, Ruanda, Burundi e Sudan del Sud. Il presidente attuale, Samia Suluhu Hassan, è il sesto e il primo come donna. È entrata in carica il 19 marzo del 2021 dopo la morte del presidente Magufuli. Magufuli è stato il quinto presidente della Tanzania in carica dal 2015 fino al 2021, quando poi è morto. Ha servito come ministro dei lavori pubblici, dei trasporti, delle comunicazioni dal 2000 al 2005 e dal 2010 al 2015 ed è stato presidente della Comunità per lo sviluppo dell'Africa Australe dal 2019 al 2020. Contrariamente ai leader delle altre parti del mondo, Magufuli ordinò di interrompere i test Covid, e non volle attuare nessuna restrizione durante la pandemia Covid-19 in Tanzania, che in effetti non c'è mai stata, rifiutando i vaccini sviluppati in Africa e in Europa. Se io oggi sono qua, lo devo a Magufuli. La notte del 17 marzo 2021 la signora Samia annunciò che Magufuli era morto alle 18 all'ospedale di Dar es Salaam, non dicendo la causa della morte, ma semplicemente che da più di un decennio soffriva di fibrillazione astrale cronica, cosa che io posso confermare. Che sia stata questa poi la causa della morte, non si può sapere, non si sa. Recentemente il governo ha deciso di lasciare liberi i cittadini di fare il vaccino o meno. E questo vale anche per le vaccinazioni dei bambini, che sono facoltative e non decise dal governo, ma dalla famiglia. Insomma, non ci sono obblighi di nessun tipo. Il cristianesimo con il 61% è la religione più diffusa in Tanzania. I musulmani sono circa il 35%, molti dei quali nell'isola di Zanzibar. In Tanzania c'è completa libertà di religione e culto senza nessuna restrizione. Non esiste nessuna tessera sanitaria. I tanzaniani hanno il loro ID, come ce l'abbiamo noi in America, l'ID è quello, la tesserina che serve come la carta d'identità. I turisti vengono accolti e il servizio sanitario è lo stesso dei cittadini tanzaniani. Non è gratuito, ma non è costoso. Ovviamente dipende dal problema. La qualità dei servizi di routine per piccole malattie o incidenti è buona. Anch'io sono stato ricoverato per un problema intestinale e hanno fatto un buon lavoro. Per operazioni delicate al cuore e al cervello, usualmente vanno in India o all'estero. Per
Per correttezza e chiarezza, devo dire che venire a vivere stabilmente in Tanzania non è così semplice come si potrebbe pensare. Uno può pensare all'Africa, va lì è tutto semplice. No. Comunque, con un po' di pazienza e qualche risorsa è possibile. Ora ti darò, Gianluca, e a chi ci segue, una semplice panoramica delle varie possibilità. Poi chi è interessato può contattarmi al mio indirizzo di posta elettronica e richiedere il prospetto informativo, di cui vi dirò a breve. Ricordo che sono arrivato mesi fa e adesso ho le idee più chiare. Prima di prendere qualsiasi decisione, consiglio a tutti di venire prima a visitare il paese. Dico, 2 o 3 settimane sono più che sufficienti per definire la fattibilità o meno del trasferimento. Il visto turistico vale 3 mesi ed è rinnovabile a particolari condizioni, dopodiché bisogna cambiarlo. I soggetti che non hanno nessun problema per venire sono gli studenti, i pensionati, i professionisti e gli investitori, ovvero coloro che possono investire circa 150-200 mila dollari, si parla sempre di dollari. Chiunque abbia una pensione minima in Italia può ottenere un visto di 2 anni che costa 550 dollari ed è rinnovabile automaticamente ogni 2 anni pagando la stessa tassa, costi legali esclusi, ma che sono minimi in questo caso. Allora, la Tanzania ha 3 tipi di visti, A, B e C. La classe A è per investitori e lavoratori autonomi. Il visto costa 3.050 dollari. Il capitale richiesto, come abbiamo visto, è circa 150-200 mila euro. Può essere anche un po' di meno, eh? Le aree di investimento sono mineraria, agricoltura, zootecnica, servizi professionali, consulenza, produzione, trasformazione, investimenti su larga scala, commercio, industria, turismo, informatica, IT, trasporti, costruzioni, agenzie immobiliari e altri investimenti, quindi qualsiasi tipo di investimento. Classe B è per coloro che lavorano in aziende e o istituzioni private. Il costo del visto è 2.050 dollari. Questa è la classe per medici, ricercatori, scienziati, ingegneri. Possono rientrare in questa categoria altre figure professionali che hanno particolari esperienze, come elettricisti, muratori, falegnami, fabbri, artisti, musicisti, persone dello sport e dello spettacolo. Per questo visto è necessario preparare un curriculum vitae molto dettagliato, cioè queste figure apparentemente non professionali, no? Come elettricisti, muratori, falegnami. Se però hanno una esperienza particolare, parlano un pochino di inglese, ci dovrebbe essere la possibilità di inserirli in qualche maniera. Classe C. Il costo del visto è di 550 dollari. Questa è la classe per studenti, volontari, missionari, pensionati, persone malate e per coloro che hanno cause pendenti. Qui abbiamo visto i visti A, B e C. Le due più importanti comunità presenti sono gli arabi in generale e gli indiani. Poi ci sono i sudafricani bianchi e neri, i britannici, gli americani, molti cinesi qui per lavoro, gli europei e altri un po' da tutto il mondo. I russi recentemente hanno investito a Zanzibar, per esempio molti di loro rilevando alberghi, hotel e club che erano italiani. Ora ci si può chiedere, ci sono delle alternative alla Tanzania? Ci sono altri paesi che danno le stesse garanzie nel breve periodo? La risposta per la mia ricerca è no, non ci sono altri grandi paesi per coloro che sono contro le vaccinazioni e anche per quelli che cominciano ad avere grossi problemi economici. A tutt'oggi la Tanzania rimane, a mio avviso, il solo grande paese dove si può venire per lavorare e avere un'aspettativa di vita decente senza restrizioni e/o obbligazioni assurde, vedi Green Pass, totalmente ingiustificate. Adesso vediamo la seconda parte, spero di non annoiarvi troppo, eh? Ora brevemente vediamo in che cosa consiste il piano B. Come prima cosa voglio sottolineare il fatto che si tratta di un piano di emergenza e non di un viaggio organizzato come si poteva fare fino a pochi mesi fa. È stato messo a punto per coloro che amano la libertà e che la pongono assieme alla salute come le due priorità della vita. Quindi, venendo in Tanzania, avranno libertà e salute e sicurezza, sì, perché ricordo che il paese è tra i più sicuri in Africa e nel mondo. Lo sapevi? Soprattutto se si fa il paragone con l'America.
America lo sapete che più del 10% delle persone sono in galera. Roba da matti. Questa idea nasce dall'esigenza di dare a coloro che hanno capito la situazione che stiamo vivendo e quella che verrà la possibilità di un trasferimento anche per un breve periodo in Tanzania, breve periodo magari intendo 2 anni, una cosa così per vedere poi quello che succederà. Come prima cosa sei invitato a effettuare una donazione di 99 euro. Il prezzo regolare è 120 per circa un'ora di colloquio, che poi se sono due non ha importanza naturalmente, per la consulenza iniziale che include sia il piano B sia la consulenza per loro, poi vi dirò dopo. Dopodiché mi invierà un'email a mmguerrieri@yahoo.com con nome, cognome, numero dei familiari interessati, numero di cellulare, io sono reperibile su Signal, Telegram e WhatsApp. A cui seguirà un primo colloquio, possibilmente in video, per conoscere i membri del nucleo familiare. Le condizioni che propongo sono le seguenti, in ordine cronologico. Punto A. Acquisto di oro presso Uvesta. Come prima cosa dovrai investire in oro o metalli preziosi l'equivalente di 30.000 euro per persona singola, 33.000 euro per una coppia e 39.000 euro per una famiglia con uno o due bambini minorenni. Per nuclei familiari superiori è da discutere caso per caso. L'acquisto sarà fatto a tuo nome e quindi sarà di tua proprietà. L'istituto Ovest ha sede in Germania. L'agente Walter Manca vive a Bolzano e per avere maggiori informazioni può contattarlo oggi stesso. Qui io metto anche il numero telefonico, in questo caso non lo dico per correttezza. Il conto con Ovesta può essere chiuso in qualsiasi momento dal momento del tuo arrivo in Tanzania, quindi una sorta di garanzia per me, nulla più. Punto B, fee di partecipazione. Persona singola sono 2.400 euro, se è un pensionato c'è uno sconto del 20%. Una coppia senza bambini sono 3.300 euro col 20% di sconto se pensionati. Coppia con uno o due bambini, 3.900 euro per nuclei familiari superiori da discutere caso per caso. Il pagamento sarà effettuato via PayPal, 50% alla sottoscrizione e rimanente 50% 7 giorni prima della partenza. Punto C, volo. I biglietti aerei devono essere prenotati almeno 30 giorni prima della partenza. La data dovrà essere comunicata immediatamente e con essa sarà effettuato il pagamento del rimanente 50% della fee dovuta. Punto D, visto. I partecipanti dovranno acquistare il visto turistico online, qui avete naturalmente il link, almeno diciamo 3-4 settimane prima. Il costo è di 50 dollari a persona e dura 3 mesi. Punto E, alloggio. Per affittare un locale in Tanzania chiedono usualmente 6 mesi di anticipo. Ti consiglio di vedere l'appartamento di persona una volta giunto in loco, ma c'è anche la possibilità di riservarlo prima con pagamento anticipato della caparra, dovuta più una piccola fee. La fee per l'agenzia immobiliare è un mese di affitto che pagate una volta soltanto, ovviamente, quindi dovete pagare i 7 mesi all'inizio. Punto F, sicurezza. La delinquenza è piuttosto bassa in Tanzania rispetto ad altri paesi dell'Africa. La zona A di Masaki in posizione magnifica è una delle zone più esclusive della città di Dar es Salaam, che in arabo vuol dire dimora, porto della pace. Anche la zona B di Kigamboni, dove vivo io in questo momento, è considerata sicura. Qui vi posso assicurare, è un paradiso. Un paradiso. Punto G, moneta. In Tanzania accettano dollari ma non euro e si usa contante, come una volta in Italia. Le carte di credito non sono molto usate. La moneta è lo scellino tanzaniano e un euro equivale a circa 2.815 scellini tanzaniani. Punto H, servizio al cliente. Posso reperire avvocati, commercialisti, medici ed altri professionisti, ma anche altri servizi. Posso offrire anche servizi come taxi, donne di pulizia, visite a shopping center, ristoranti, teatri, viaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Probabilmente le prestazioni di questi professionisti non sono incluse nella mia fee. Punto I, Covid-19. La Tanzania è stata dichiarata nel giugno del 2020 Covid-free dal presidente Magufuli. In questo momento, autunno del 2021, per entrare in Tanzania è richiesto il solo test PCR. Qui ci sono delle note aggiuntive riguardo alle scuole ed altre cosettine che non vi leggo, concludo dicendovi questo.
A meno che tu abbia scelto un'altra zona appena arrivato, sarai sistemato al Kipepeo Beach Village a Kigamboni, con il quale io ho un accordo. Il costo per due persone va da 40 a 50 dollari a notte. Da qui avrai la possibilità di visitare le zone A di Masaki e Oyster Bay. Dopodiché deciderai dove alloggiare. Mi sto organizzando per coprire anche l'isola di Zanzibar, che per me è fuori mano. Gli affitti variano da zona a zona. Un appartamento con due camere in zona A e con vista sul mare può superare i 2000 dollari. In zona B a Kigamboni io pago 120 dollari al mese per un appartamento composto da due camere, due bagni, una sala, una cucinetta, un cortiletto con accesso privato. Quindi, ricapitolando, chi ordinerà il prospetto del piano B pagando 99 euro avrà la consulenza di cui necessita, più gratuitamente anche quella sull'oro se vuole. Per chi è interessato, non è interessato al piano B, ma è interessato all'acquisto dell'oro, mi può scrivere e io lo metto in contatto con l'agente Ovesta Walter Manca. Perché punto sull'oro? La risposta ce la fornisce il banchiere svizzero Ferdinand Lips, autore del libro Gold Wars, Guerre dell'oro, ricordando che l'oro è stato lo standard di tutte le grandi civiltà. L'abbiamo abbandonato nel 1971 sostituendolo col petrodollaro e vediamo adesso in che caos siamo finiti. Vuoi proteggere il tuo patrimonio familiare? Contattami. La consulenza è gratis, ma guardate che non c'è tanto tempo, eh? La borsa può scoppiare in qualsiasi momento. Ricordo che sono l'autore della trilogia sul nuovo ordine mondiale e se vuoi, scusate, e se vuoi capire come e perché siamo finiti in questo caos, puoi scaricare il formato ebook 969 pagine a colori dal sito amenteaperta.net, questo qui che vedete. Per soli 9,99 euro, insomma, come una piccola donazione per me. Sul sito trovi anche le informazioni per comprare la trilogia in cartaceo e ricordo che si possono acquistare anche i singoli capitoli perché sono 11 capitoletti. Per maggiori informazioni mi potete scrivere al mio indirizzo di posta elettronica. Concludo questo intervento ringraziando naturalmente Gianluca e chi ha avuto la pazienza di seguirmi fino a questo momento, ricordandovi che solo la conoscenza ti renderà libero. Un saluto a tutti e a presto. Ciao.